La città è stretta tra la montagna e il mare. La forca della natura l'ha costretta a svilupparsi lungo l'anfiteatro costiero o in senso verticale. A Genova, per andare da un posto all'altro, si prende anche l'ascensore pubblico, come la metropolitana in altre città. Una, la, due, mi no senti usinati te campane, mi no senti usinati te campane, e mala sfime pigiu pedu mua. Dall'alto di Castelletto si vede la fitta trama delle strade e dei vicoli e si coglie immediatamente una tipica connotazione della città, l'invenzione del verde ovunque sia possibile, anche sui tetti. Esiste a Genova una vita di tetti ignota ad altre città. Il tetto può essere orto o giardino o il naturale ingresso alla propria abitazione. Tra il nobile cortile del Palazzo Doria Turzi e la Genova dei Carrugi non c'è soluzione di continuità. Il canto dell'ubriaco entrava nelle case dei marinai e degli ammiragli, così come il trillo di Paganini penetrava nei lupanari delle prostitute. La Superba non ha potuto garantire ai suoi diversi ceti sociali spazi distinti. Tra l'abitazione di un potente e di un suddito non c'era nemmeno la distanza pari all'apertura delle braccia di un uomo. In questo senso, egemoni e subalterni a Genova sono soggetti alla medesima forca. Per gli uni e per gli altri, stretti incroci di cielo, distillano una luce avara e fuggevole, rapinata da astute trappole che la fermano e la incanalano all'interno delle abitazioni prima che si frantumi e si sprechi sull'acciottolato del vicolo. In poche altre città le scale somigliano a quella sognata da Giacobbe che unisce la terra al cielo. Ma se la classe egemone dell'antica Repubblica Marinara era costretta a subire nelle strade i fiati pesanti dei naviganti e dei portuali, all'interno del groviglio dei Carrugi sapeva crearsi isole di privilegio. Nella città antica nemmeno la cattedrale gode di uno spazio degno del suo ruolo e la classe egemone dovette comunque rinunciare al privilegio, come avviene in altre grandi città, di stupire i sudditi con la preziosità del manufatto architettonico. Alla fine, l'impossibilità di ostentare la ricchezza e il potere finì col diventare un costume di vita. Veniva consumato all'interno delle dimore. Nell'abitazione gentilizia, siamo dentro il palazzo Spinola, già appartenente a una delle famiglie più potenti della Repubblica, non c'è spreco di spazio. Anche qui tutto è regolato dalla misura. Ma all'interno di questa misura, i dipinti, la suppellettile, i mobili, parlano di ricchezza e di potenza. Di
Antonello da Messina diventa quasi la scala per capire il grado di raffinatezza e di gusto della famiglia. La saggia amministrazione dello spazio abitativo porta a sfruttare ogni angolo in modo razionale. L'ambiente in cui l'amministratore del principe teneva i conti è ricavato in uno spazio che permette di passare un documento dalla scrivania al forziere senza alzarsi dalla sedia. Nelle sale di rappresentanza, cioè in quelle riservate agli scambi con gli appartenenti allo stesso ceto, il potere tuttavia non bada a spese e non limita gli spazi. Il prestigio ha un prezzo e certamente in questa elegantissima sala da pranzo i camerieri in marsina non servivano minestra al pesto o burrida di stoccafisso. Gli spazi interni sono commisurati alla potenza e al ruolo raggiunto dalla famiglia. Questo salone testimonia il prestigio dei Doria. La magnificenza si espande a danno di altri ambienti. Il fatto di vivere condizionati dalla stessa forca della natura, invece di livellare, sembra aver accentuato le differenze di cultura e di gusto tra le classi. Nell'antico centro, a pochi metri di distanza, convivono i negozi più sofisticati e le popolari friggitorie e farinate. Qui siamo nel regno del confetto e del candito. Nella fucina alchimistica di specialità che vanno dalle viole ai petali di rose, dalle fave tipiche della festa dei santi e dei morti alle rostite, imitazione aristocratica delle popolari castagne arrostite, dai finocchietti che usavano le puerpere per alimentare il latte, all'acqua di fiori d'arancio e allo sciroppo di rose. settembre, Palermo. Ha caricato col nome di Dio in questo porto il signor Giorgio Romanengo per conto e rischio del signor Stefano Romanengo di Genova. Nel 1822 la ditta Romanengo esisteva già. Da quanto tempo? Esisteva dal 1780. Era nata come una casa di importazione di cacao e caffè. E poi nei primi anni del 1800 era diventata una fabbrica di canditi, come del resto in quell'epoca altre case si erano sviluppate. In effetti nel 1800 Genova era la capitale per varie ragioni di mercato, di commerci, della canditura. Da allora la mia famiglia, da questo Stefano Romanengo del 1780, ha continuato fino a noi, di padre in figlio, e ha fatto questo negozio nel 1814 ed è rimasto com'era praticamente. Lo stesso marchio che c'è ora, la colomba col ramo d'ulivo, è un simbolo della pace venuta dopo le guerre napoleoniche. Il mio trisnonno di allora l'aveva scelta proprio come simbolo di questa prosperità nuova. Petre di rose, viole, voi siete un po' nella leggenda della confetteria italiana. Si dice che qui venisse a comprare tutti i giorni o quasi tutti i giorni la duchessa di Galliera. Che mandavate i vostri prodotti a Maria Luigia di Parma. Ecco, vorrei sapere da voi qual è stato il vostro rapporto con la città di Genova e quale tipo di clientela in effetti veniva qui. Quando siamo nati
nella confetteria così fine, direi di origine francese, eravamo un po' gli unici. Per cui, oltre che un rapporto con la città di Genova, c'era un rapporto con l'Italia di allora, direi soprattutto l'Italia dei ducati centrali. Venivano a chiederci petali di rose, di viole e anche di fiori vari, che allora si faceva dei bouquet proprio di fiori canditi, soprattutto da Parma, da Mantova, anche da Roma, ma perché in effetti allora non c'erano tante ditte come questa. C'erano molti fabbricanti di frutta candita, ma la confetteria così era quasi una prerogativa nostra e di Genova. In questo negozio ci sono dei veri e propri pezzi di antiquariato, quindi c'è anche una ricerca in questo settore. Da quanto tempo dura questa ricerca? Da sempre, direi. Noi abbiamo sempre cercato di trovare qualcosa di nuovo come oggetti, come confezioni. Chi si occupa di voi due di questa ricerca antiquariale, diciamo? Ma un po' suo padre e un po' io. Andiamo a cercare da quelle case antiche fuori Genova, anche in Francia, cerchiamo degli pezzi di Sèvres, di Limoges, oggetti un po' rari, un po' antichi, che ci servono per ornare poi i nostri prodotti. Quanto tempo c'è questo negozio qui, signora? Guardi, gliel'ho detto, più o meno sono sui 128 anni. 128 anni? E ha sempre fatto le stesse cose? Qualche cosa in più che adesso è passata di moda, cioè le lumache, aspetti, una farinata con la cipolla che chiamavano sciocca, che era molto buona, ma è passata di moda anche quella. Poi tutta questa roba qui sempre torte, farinata, insomma, tutte le qualità di torte, di cipolla, di bietole, risotto, polpettone, carciofi, funghi, e in più poi quelle greche, con la specialità greca. Senta una cosa, signora, ma sì. qual è il pubblico che viene qui, che frequenta questo tipo di negozio? Vengono di tutte le classi. Primo tempo molti operai, perché allora c'erano molti operai qui nel porto, e allora mangiavano sul lavoro, non erano motorizzati, non c'erano mense, e allora si può dire che vivevano di questa roba. Infatti c'erano delle pienone, poi dopo sono motorizzati, mense, è cambiata. Adesso è una vendita veramente di familiare, di casa, e ne vengono di tutte le qualità, insomma. Cioè, c'è gente che viene da lei a fare la spesa, a comprarla? A fare la spesa, sì, la farinata, torte, proprio c'è tanta gente che lo fa per secondo, insomma, a Genova si usa molto, insomma, torte, farinata, la usano, insomma, parecchio. Perché i genovesi hanno poi questa passione per le verdure. Ah, sì, molto, verdure, e poi la farinata in genere, i fritti.
Ecco, la farinata di che cosa è fatta? Perché si chiama farinata? Farinata perché è fatta roba di farina, farina e olio, ed è farina di ceci, insomma. Ora, questo era un cibo popolare una volta? Sì, vero? Popolare, proprio popolare. Perché costava poco. E costava poco, era la portata degli operai. Purtroppo oggi appartiene invece... un po' a più a un capriccio, alla portata di un lusso, di un capriccio. Perché, insomma, è un articolo che piace, ma in quanto all'economia non è più. Perché è diventato un prezzo, insomma, secondo me, che è 51 anni che sono in bottega e ho un'esperienza di questo genere, ed è un articolo un po' diciamo di lusso, ecco, perché 3.500 non è più una cosa alla portata, diciamo, di una famiglia, dell'economia, ma bensì a un capriccio che non vanno a spendere. Nelle torte, per esempio, nelle torte di bietole, sì. Cosa ci mettete dentro? Bietole, olio, latte cagliato. Quella che voi chiamate? A prescindere, è genovese, è latte cagliato. Insomma, va fatto con quello. Perché il latte quagliato e non la ricotta? È perché il latte quagliato è proprio la torta, la specialità della torta, che va fatta con quello, con quel sapore un po' di acido. E poi innanzitutto il latte quagliato rimane morbido. La torta quando si mangia è morbida. Se lei ci mette altre cose non va. Dai. In tutte le torte? E in più o meno in tutte, nella cipolla. La torta di cipolla è olio, caglio, cipolle, non c'è altro. Senta, ma lei ha fatto delle innovazioni nella tradizione? No. Come mi hanno insegnato i miei, vado avanti così. Forgiati da una stessa natura, ma separati da condizioni di vita abissali, era naturale che lo scontro tra i ceti rivestisse a Genova, e ancora rivesta, particolare durezza. Era più naturale che qui il movimento operaio arrivasse per primo a organizzarsi e a darsi i possenti strumenti di lotta sindacale e politica. E poi a Genova, prima che nascessero le industrie metalmeccaniche, c'erano già state le secolari lotte dei portuali. I portuali di Genova sono stati protagonisti della vita politica genovese e nazionale. Certo, e lo sono stati già da allora, perché io vorrei accennare che sulla fine del XIX secolo, proprio di fronte al provvedimento di superamento, di abolizione della Camera del Lavoro, c'è stato uno sciopero che è durato 28 giorni. E già agli albori anche del 1900, conseguentemente a voler riformare nuovamente la Camera del Lavoro, c'è stato uno sciopero che è stato famoso perché ha avuto una durata anche quello lunghissima. E molto brevemente, mi consento un cenno brevissimo, riferito ai caravane, perché è un particolare curioso. Chi sono i caravane? Ecco, la società, questa compagnia dei caravana, che era formata da bergamaschi e che per avere il diritto a far parte di questa compagnia bisognava essere nativi di Bergamo, e allora le mogli di questi lavoratori, per far acquisire il diritto al figlio, andavano a partorire in quel di Bergamo, perché bisognava presentare il certificato di nascita di essere nati a Bergamo. Questo tipo di diritto affidato ai bergamaschi, i quali, pur avendo questo diritto di esclusiva di svolgere questo tipo di lavoro, avevano anche determinati onerosi impegni, era probabilmente, ecco, al limite anche un qualche cosa per garantire al porto una sua, direi, continuità, un suo ordine, che poi non è stato possibile, e non far partecipare direttamente i genovesi, ecco, a questo tipo di attività, perché non a caso
si è verificato che all'inizio del 1900, 1901, 1902, quando c'è stata la prima abolizione di questi tipi di organizzazioni, si era instaurato in porto un senso di disordine, erano nate le cosiddette società, una delle più famose, i confidenti, e una delle famose società definita la società dei forti, in quanto, ecco, e si era instaurata la cosiddetta libera scelta che si chiamava, si andava a toccare i muscoli del lavoratore, e non solo, sottostavano anche a dei soprusi come quello che addirittura il lavoratore portuale era costretto ad andare a mangiare nell'osteria di proprietà di questi confidenti, al fine che da una parte realizzavano il salario con fatica, dall'altra una grossa fetta gliela prendevano. È di qua che poi sono nati i moti anche qua del 1900, creazione della Camera del Lavoro, l'esigenza di costituire un governo del porto, che è l'attuale consorzio del porto, che è nato, se la memoria non mi tradisce, nel 1903, che anche questa conseguentemente ha una vittoria dei lavoratori. L'impegno dei portuali è durato fino adesso, dura sempre, mi pare. Certo. Ecco, nel 1960 furono protagonisti della lotta politica. La lotta politica alla loro proposta del governo Tambroni, con l'inserimento del movimento sociale. I portuali di Genova, insieme agli altri lavoratori di Genova, si sono opposti e hanno fatto la lotta che è riconosciuta nazionalmente, perché poi è stata un po' vissuta da tutte le parti, con un entusiasmo e con un'enfasi tale che, dico, la storia ne parlerà per parecchio tempo. Io vorrei aggiungere un particolare, perché originariamente i moti del 60, se così credo che giustamente si possono definire, traevano origine dall'affronto che si voleva fare a Genova Medaglia d'Oro della Resistenza, in quanto avevano deciso il MIS di tenere il loro congresso nazionale a Genova. E è nato da qua, in quel momento, se così la si può definire, non dico insurrezione, ma ecco, una ripulsa, e è partita proprio da Genova, dal porto e dalle fabbriche, questa reazione, e che si è estesa in tutte le città d'Italia, al punto che il prefetto, che è sfociato in quel famoso sciopero, in quel famoso corteo dei 100.000 a Genova, in quanto il prefetto è stato costretto a revocare l'autorizzazione a tenere il congresso nazionale del MIS a Genova, ma soprattutto in quel momento noi abbiamo contribuito a far cadere il governo Tambroni di allora, che era nato sotto degli auspici che non marciavano certamente nell'interesse del mantenere la libertà e la democrazia in Italia. L'artigiano e l'ortolano, il portuale e poi l'operaio, avevano bisogno di una valvola di sicurezza. Questa valvola era l'osteria, luogo nel quale, più che per mangiare, si andava per bere assieme ai compagni, ideale per cementare la solidarietà di classe, luogo anche di spettacolo, di rappresentazione popolare, di liberazione dalle angosce di un quotidiano particolarmente duro. La 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 la
Cosa sono intanto i trallallero? Sono dei canti polivocali di origine piuttosto antica, che risale tra l'altro anche intorno al 600, 500, perché la polivocalità genovese, no, basata su diverse voci che si intrecciano, no, in modi diversi, credo che abbia un'origine certamente liturgica, perché se andiamo a vedere gli archivi delle chiese scopriamo che questi cantori, soprani e contralti, perché allora era assolutamente inibito alle donne di parlare in chiesa, erano gente del popolo. Vediamo da questi elenchi che sono falegnami, barbieri, no, che vanno a cantare in chiesa e che poi, dimenticando, no, questa loro funzione, che tra l'altro gli fruttava qualche soldarello, nelle osterie poi ricorrevano allo stesso tipo di registro, no, però in modo profano. Quindi c'è un certo legame con la cultura dotta, diciamo? Non... Certamente sì, perché una polifonia di questo genere non si spiegherebbe ad un livello naturale. In genere il canto che noi conosciamo, il canto popolare italiano che noi conosciamo, è sempre piuttosto monovocale, cioè ad una voce. La polifonia invece crea un problema di sincronismo tra le varie voci e quindi... Ma i temi sono cambiati, cioè i temi sono popolari. I temi sono popolari soprattutto per quanto riguarda il testo, che è un testo estremamente conciso, è un testo che dice pochissimo. Basta pensare a un trallallero, diremo così, tra virgolette, classico. La partenza da Parigi sta per andarsene a Livorno, e camminando di notte e giorno, oh bella, mi sto pensando sempre a te, mio ben, è tutto qui. Però c'è una vivacità, ci sono dei ritmi che indubbiamente rappresentano lo specchio della natura del ligure, del genovese. Non ci sono temi di ribellioni, temi sociali, sono temi di evasione. Sono temi di evasione, perché il trallallero veniva cantato soprattutto nelle osterie, almeno da 100 anni a questa parte. Quindi era proprio divertimento, sì, sì. Proprio delle classi popolari. Sì, oltretutto il genovese cercava di dimenticare la fatica. E quindi, questo è piuttosto interessante. Ritrovandosi di fronte a un buon bicchiere di vino alla sera, possibilmente il sabato, quando c'era una domenica che rappresentava l'unico momento del riposo, dava la stura a questa sua vocalità incredibile. Perché noi qui siamo nella Val Polcevera, insomma, no? Siamo nella Val Polcevera, dove una volta c'erano delle attività, mi pare, contadine, sì, di ortolani, artigiani. Sì, famosi, eccetera. Ortolani, gli orti più famosi. Del resto la Polcevera, fiume antichissimo ricordato dai nostri storici, la Procobera, cioè ricca di lucci, ricca di pesce. Sì. Adesso ecco. Invece le industrie hanno spazzato un po', hanno inquinato e spazzato. Ricca di plastica, si potrebbe dire, forse. Sì. Ecco, però sono rimasti gli ultimi esponenti di questa cultura popolare. Insomma, no? Vivendo un po' alle frange della città, dove inizia proprio la campagna, perché qui c'è questo bivio, no, che si apre verso il Piemonte, hanno conservato più vive queste tradizioni, mentre vivendo in città, forse nel centro, subirebbero le nevrosi e il soffocamento vero che porta la civiltà industriale. Senti una cosa, è la canzone che adesso senti, Bacicin vattene a casa. Ecco, che cosa è? Che tipo di canzone? È una canzone di carattere conviviale, è una canzone di congedo. Nelle antiche feste popolari, chiamate lanternette, perché erano illuminate da questa
luce molto fioca, no? Che si contrapponeva poi anche al testone dei nobili, alla fine del ballo, del canto, no? Si intonava questo canto Baccicin Vatenacà, cioè Battistina, perché Baccicin è il diminutivo in dialetto di Giovanni Battista, Battistino Vatenacà. Vattene a casa, perché tua madre ti aspetta. Questo, ecco. C'è qualche allusione, mi pare, nella canzone. Sbrigati ad andare a casa, altrimenti... Tua madre ti ha lasciato il lume nella scala. Ecco. Chi se ne è accorto? Il fornaio con le pantaloni bianchi, no? Perché il fornaio è sempre impolverato, infarinato così. E poi c'è una cosa anche abbastanza strana. Si è lasciata baciare nella scala per due palanche sono i soldi, per due soldi, insomma, per una tariffa che tra l'altro abbastanza modesta, no? Però non sappiamo che sia la destinataria di questi baci dati così con lo sconto. La forca non veste soltanto i panni del padrone o del potere, spesso è nella logica dello sviluppo economico. Non soltanto l'imprenditore, anche l'operaio è complice consapevole della cancellazione degli orti del Bisagno e della Valpolcevera. Gli irriducibili ortolani dovettero prendere la via dell'esilio e si trasformarono in colonizzatori di un altro territorio della Liguria, dove già un tempo la loro patria d'origine aveva esercitato la sua egemonia. Seguendo l'ortolano della Val Bisagno e della Val Polcevera, approdiamo nella pianura di Albenga, alla foce del Cetta. Già l'impianto della città, costruito sul modello del castrum romano con le strade e gli isolati ad angolo retto, dichiara la nobiltà della città, che prima della dominazione romana fu la capitale dei Liguri Ingauni, creatori di una potente marineria che rivaleggiò con quella dei Greci di Marsiglia. Il suo celebre battistero, il più importante monumento paleocristiano di tutta la regione, i suoi palazzi e le sue torri, dimostrano ancora l'importanza che la città ebbe dal V fino al XIII secolo, anche quando era stata già costretta a subire limitazioni alla propria indipendenza da parte di Genova. Anche ad Albenga cominciarono a circolare i nomi degli Spinola e dei Doria, che si contesero il dominio della città. Dal secolo scorso fino ai primi del Novecento, Albenga divenne, come si è detto, la patria degli ortolani esuli. Prosperarono e prosperano ancora. Ma su di loro incombe la nuova forca dell'espansione edilizia. Dove erano orti, sono cresciute case. Le serre sono cinte d'assedio e gli eredi degli antichi ortolani genovesi saranno costretti ancora a spostarsi. Nino Sommariva, noi siamo nel cuore di una serra. La serra è nel cuore della città.
Mi pare che questa sia una situazione quasi emblematica della pianura ligure e di Albenga in modo particolare. Direi che quando si parla di pianura ligure si parla della pianura di Albenga, perché non ce n'è altra, diciamo, in tutta la Liguria è l'unica pianura che ci è rimasto, diciamo. E le serre adesso qui sono un po' contornate dai palazzi, dalle case, sperando che ci rimangano, perché col progresso purtroppo penso che saranno destinate a salpare le ancore anche queste e andare più vicino alla collina. Mi pare che questo sia un po' il vostro destino, anche nella storia della tua famiglia c'è questo continuamente andare, spostarsi da un luogo all'altro. Sì, ti dirò, non solo nella mia famiglia, nella famiglia del 90% dei contadini albenganesi che adesso sono albenganesi, però venivano tutti dalla Val Polcevera, dalla Val del Besagno, no? Tant'è che a Genova li chiamano i Besagnidi, quelli che vendono la verdura, perché dalla Valle del Besagno, dove coltivavano gli orti, che ora orti non ce n'è più e neanche nella Val Polcevera. Il 90% dei contadini orticoltori albenganesi vengono di là. Perché? Perché come mio nonno sono stati costretti, diciamo, con l'avanzare del palazzo, prima da Sestri scappare da Cornigliano scappare oltre il Polcevera verso Coronata e poi da lì venire ad Albenga. A questi orti di cui è legata anche la tradizionale gastronomia, l'alimentazione tipica. Ligure, sì, insomma. Certo, perché tu sai che la cucina ligure è fatta di erbe aromatiche, ecco, non è fatta di vitello della coscia piemontese, perché qui non c'erano, e non è fatta di pesci, perché il nostro mare è sempre stato molto avaro, e tant'è che i pescatori tante volte migravano in Sardegna per fare la cattura dei tonni, del tonnare. E per paga poi prendevano pure gli avanzi dei tonni, cioè la ventra, il budello, la butarega, il fegato, tutta quella roba lì. E la cucina ligure è basata sulle erbe, sul sapore dell'origano, la cosiddetta carnabugia da noi, sul sapore del timo, dell'aloro, della salvia, del rosmarino, della maggiorana, che è un'erba tipicamente ligure. E il basilico su tutte primeggia. Direi un po' che ha qualcosa di comune un po' con i napoletani, che cucinano molto il basilico. Con le culture tipiche si trasferisce ad Albenga anche la tradizionale alimentazione popolare genovese, dal pesto allo stoccafisso. L'altra gloria della Riviera di Ponente è la coltura dell'olivo. Una grande risorsa economica, frutto di secolare applicazione e amore, anch'essa sull'orlo della crisi. Nino Sommariva, noi siamo immersi in un bosco di ulivi, ulivi che sono stati piantati qui forse con la forza della disperazione dell'uomo. Direi con la volontà di fare qualcosa per quelli che venivano dopo, non per la disperazione, perché non erano disperati, forse gli andava bene così e lo facevano per quelli che sarebbero venuti in seguito, non per averlo oggi o per averlo domani, per averlo in un futuro, per i figli dei figli. Adesso la situazione si è completamente rovesciata, non soltanto le generazioni di adesso non pensano a quelli del futuro, ma nemmeno, diciamo, il potere in un certo senso. Purtroppo no, purtroppo bisogna dire che neanche il potere, a parte le generazioni che vorrebbero tutto e subito e magari fregando un albero di olive che ha 500 anni con una motosega, tu sai che oggi in due minuti si mette via, però diciamo neanche il potere se ne interessa di questo stato di abbandono di cose. Ecco, ma non ci sono provvidenze, leggi anche di carattere comunitario, europeo, dico a livello europeo, che dovrebbero proteggere? A livello europeo, fortunatamente, diversi anni fa è uscita una legge che dava un contributo ai contadini, agli olivicoltori, per ogni chilo di olio di oliva prodotto, no? Dava circa 400, prima 300, poi 450, siamo arrivati a 450 lire al chilo di olio, no? Ogni chilo di olio prodotto. Però, oddio, a volte erano pagati veloci, a volte erano pagati con un certo ritardo, comunque è servito molto a trattenere la gente in montagna, a fargli spendere i soldi per qualche sacco di concime da dare alle olive, per spendere i soldi per potarle, per raccoglierle.
Ora purtroppo è venuta l'ultima legge che ha stabilito di dare un contributo ai confezionatori dell'olio di oliva. Lo chiamano contributo al consumo, no? Pensa che poi è un contributo che danno ai confezionatori che fanno più di 1600 quintali di olio all'anno, no? Perciò quelli che ne fanno meno, tipo i frantoiani, i contadini, eccetera, che non arriveranno mai a fare quella quantità di voli, non hanno diritto a prendere questo contributo. Oltre che non essere una cosa costituzionale, perché non è a parità per uno e per l'altro, è una cosa che favorisce le grosse industrie confezionatrici, le quali poi confezionano per il 90% non olio italiano, ma olio spagnolo, olio tunisino, olio algerino, eccetera, perché poi sull'olio non c'è scritto dove è stato prodotto, tu me lo insegni. Di conseguenza sarebbe molto meglio che questo contributo fosse dato ai contadini e non alle ditte confezionatrici. E qual è l'alternativa alla mancanza di provvedimenti per la protezione di questo patrimonio? Alternativa purtroppo non ce ne rimane, perché tu vedi le olive dove vanno, vanno a farsi benedire, i boschi liguri si incendiano, diciamo, parte tutto, i muri franano, non c'è più lavoro, la gente è costretta a cercarsi altri lavori o nel turismo o nell'edilizia. Poi l'alternativa ad Albega è che espropriano i terreni per fare delle case, perciò non esiste alternativa. Usciamo da Porto Venere e navighiamo lungo la costa più impervia e inaccostabile della Liguria. Non esistono approdi. La terraferma si interrompe bruscamente sul mare senza la pausa di una striscia di sabbia. Non si notano tratturi o viottoli e si rimane stupefatti dalla capacità degli uomini di questo territorio a ritagliare strisce di terra per piantare la vite. Una volta le uniche possibilità di accesso erano comunque dal mare, laddove i fiumi avevano scavato valli interrompendo alla foce l'unità della roccia costiera. E sulla foce dei fiumi costruirono i loro paesi. La struttura psicologica degli abitanti delle Cinque Terre nasce da questa natura, nasce da una sfida di proporzioni bibliche. L'uomo di qui non abbandona mai la sua terra d'origine, anche quando è costretto a lavorare nelle industrie o nei cantieri. Non l'abbandona sentimentalmente quando il mestiere del navigante lo costringe ad assenze prolungate. Torna quando può a piantare la vite, a fare il vino, nei giorni di festa o del fine settimana. Torna soprattutto a difendere la sua terra dal degrado al quale la condannerebbe l'incuria dei pubblici poteri. Dell'uomo delle Cinque Terre tracciamo un breve profilo insieme a Dario Cappellini. La presenza dell'uomo. Ma se non ci sono gli uomini, se non ci fossero gli uomini come l'amico Gino qui, che lavora tutta la settimana per 5 giorni a fare il muratore e per 2 giorni in campagna. Ecco, chi difende il paesaggio? Chi lo mantiene? Chi ci sta di guardia? Non certamente gli uomini preposti, che io rispetto, ma insomma, a ciascuno la propria parte. Te cos'te fa, Gino? Ecco, diglielo un po' cos'te. Io faccio il muratore, no? E al sabato e la domenica vengo in campagna per tirare avanti questa campagna, altrimenti se ne va. Ecco, cosa fai in pratica? Come? In campagna? Che faccio cosa? Muri, pergolatti, si zappa, verderame, tutti quei lavori che c'è da fare. Poi da concime alla vigna, e tutto quello che fare lì. È un ciclo. Sempre continuo. È un ciclo. Adesso, per esempio, cosa fate adesso? Così fa la ora. Tagliare questa foglia e fare quelle bere, no? Buttarla tutta sotto, sì, dare concime, fosse, come si chiama, e dare concime sotto, è sempre via. Poi bisogna buttare la vigna. Quindi costruire questi muri e impiantare la vigna significa anche salvare il paesaggio dal degrado. Anche tutta la costa salvare, altrimenti frana va tutto in mare. Guardi, io ho una convinzione.
non passerà molto tempo che o la città, dico, intendo dire la civiltà della città, non la città di Spezia, la città, nel senso, capisce che bisogna organizzare il lavoro nelle montagne per salvaguardare il paesaggio, per salvaguardare la città, o la città sarà travolta, così come ci sono i ferrovieri, così come ci sono i marittimi, così come ci sono quelli che dall'arsenale, così come ci sono, che so io, i postali e tutti i servizi. Occorre che la civiltà, la città organizzi delle squadre che in montagna salvaguardino la montagna per il bene della città, perché fino a pochi anni fa e fino ad oggi ancora in città ci sono rimasti gli imbecilli, mal pagati, mal rispettati, a salvaguardare la città, perché le piene si salvano a monte, alla foce le piene non le ha mai fermate nessuno. L'uomo delle Cinque Terre non conosce la pensione. Quando è costretto a smettere l'attività principale della sua vita, torna magari al mestiere dei suoi vecchi. Che cosa sta preparando? Sto preparando dei berodi. Berodi, cosa sono? Berodi è un nostro piatto, via. Sono... In italiano dicono sanguinacci, ma noi li chiamiamo berodi. Ecco, come sono fatti? Ce li descriva un po'. Sono fatti con... ci vuole il maiale, testa di maiale, cotenne, polmone di maiale. Sentami... Poi vengono cotti, come vedete. E poi vengono disossati, tagliati e macinati, che poi vedrete in seguito. E poi vengono conditi col pepe, sale, cannella, garofano e noce moscata. Poi c'è un mio... che questo non ve lo dico. E su ce lo dica. No. Ma ce lo dica, tanto noi non le rifacciamo. Una... E su lo dica. È una... Non è niente, ma... È quel tantino però che... È quel tantino, esatto. E appunto, che ci dà quel... Ma nessuno lo fa, perché questo è un piatto tipico delle Cinque Terre. Chi ve lo rifà? Sì, lo fanno anche gli altri, i miei colleghi. Ma è una droga, un profumo? No, è una cosa semplicissima. È un'erba? È una cosa che si mangia... No, che si mangia giornalmente anche nelle minestre. Mica ci metterà il pesto, lì te? No, qui non ce ne va il pesto. Il pomodoro? No. Il vino? Niente vino. Vabbè. Senta, prima di passare alla macinatura, mi parli un po' di lei. Chi è lei? Io sono di Rio Maggiore, sono Franceschetti. Che prima avevamo il ristorante, che adesso l'abbiamo affittato mio cugino. Va bene, ma lei, dico, come, che mestiere fa qui adesso? Io ho fatto... prima navigato. Ecco, appunto. Ho navigato diversi anni io. Nel 39, a 14 anni e mezzo, ero già sul Conte di Savoia, facevo i viaggi del Nord America. E cosa faceva nelle navi? Com'è? Nelle navi, che cosa faceva? Io ho fatto un po' di tutto sulle navi. Ho fatto il cameriere, il piccolo di camera, il cameriere, il barista... il gabinista e in salone, cameriere, ho fatto salone, gabine. La sua è una storia simile a tante altre persone qui delle Cinque Terre. Eh sì, tante, perché qui siamo un paese di naviganti. Tutti siamo naviganti qua. Ora magari va scarseggiando, ma una volta eravamo tutti naviganti. Con il disarmo delle navi voi avete finito un po' la vostra attività principale? Praticamente sì. E siete tornati qui? E siamo ritornati al nostro paese, qua ognuno un po' alla campagna, un po' chi è in arsenale, sa, si sono messi a terra tanti. E lei fa i berodi? Io sono qua, c'ho la macelleria, che mio papà ha sempre avuto il commercio.
l'ha sempre avuto, io ho continuato l'attività del mio papà. Allora, questa è la macinatura della carne. Esatto. Ecco, quali sono le fasi a partire da questo momento? A partire da questo momento, adesso sto macinandolo, come vedete, no? Poi viene messa nella baietta qua e viene condita con sangue, ci va il sangue. Sangue sempre di maiale. Sangue di maiale, e questo qua, eccolo qua. Poi ci va sale, ci va, io ci li misuro, no? Ogni 8 kg, noi chiamiamo rubo, ogni rubo un etto di sale, cioè 8 kg, un rubo è 8 kg. Poi ci metto 20 grammi di pepe e poi ci metto cannella, garofano e noce moscata così a occhio, una spruzzata così. E poi quell'altra cosa lì. E poi quell'altra cosa che quella lì, quella lì, quella lì, quella lì no, ce l'ho detto prima. Che duro, eh. Ha dei rimpianti per la vita di prima, per la vita di navigazione? Dei rimpianti per la giovinezza, quello sì. Poi il resto... Ero giovane allora. Ora ho 55 anni. Ma dal punto di vista economico, sta meglio adesso o prima? Sa, io stavo bene anche allora perché ho sempre lavorato sui piroscafi, ho navigato, ho guadagnato dei soldi. Quello glielo dico. Qui sto bene perché insomma c'ho un commercio che me lo tira avanti. Va bene a me, insomma. Bene, non potrei lamentarmi. Ma un ligure fermo, un ligure delle cinque terre, fermo sempre a terra, come si sente? Insomma, un po' di nostalgia per... ce l'ho, veramente. Andare a fare ancora qualche viaggio? Mi piacerebbe.